Signore e signori, amici ed amiche del Futsal Nazionale, buon pomeriggio e benvenuti dalla Palla to Live in Roma, qui in occasione del 19° appuntamento della Serie B per il girone E, lo scontro fra United Pomezia e Laurentino Futsal. Arriva qui il fischio che dà ufficialmente avvio al match. Occhio alla pressione portata da Musumeci, c'è il recupero con Moreira! Il mancino di Moreira che dopo 3 minuti esatti di gioco fa 1-0 per lo United Pomezia. Della squadra di casa, occhio ad Armenia, spacca il palo. In ogni modo la partita continua a rendersi piacevole, sempre su un buon ritmo. Occhio a Ferreira che recupera regolarmente, incredibile, un altro palo, ma poi c'è Iozzi pronto a rifinire per Giampaolo per il gol che vale il 2-0 dello United Pomezia ai 9 minuti nel primo tempo. La firma è di Giampaolo, senz'altro a capitalizzare con più successo De Laurentiis. Intanto Alberto Calò fa il primo ingresso nella partita, giro palla per la squadra di Caporaletti. Giampaolo perde il pallone, occhio a Merlonghi, vede la porta Merlonghi, mancino al lato. Lippolis. Verso Lorenzoni, la finta del 33 che vuole andare subito da Di Nardi, occhio poi al pallone ancora nei pressi di Lippolis che esplode il mancino, è battuto per Narella ai 10 minuti e mezzo nel corso del primo tempo. Di mezzo allo svantaggio di Laurentino Fuzza, la firma è quella di Lippolis. Al compimento dei primi 20 minuti effettivi siamo sul 2-1 per la squadra di Caporaletti. Adesso Merlonghi fa passare molto bene per Ardone, prova a lavorare spalle alla porta in post basso, poi costretto a scaricare Lippolis. Combinazione, occhio perché il pallone viene portato via qui. Lippolis va a prendersi il cartellino rosso. Adesso l'ok con Caporaletti che vuole in campo anche Moreira. Allora prepariamoci alla lunga tessitura di questa trama d'attacco. Zanobi già spazio per calciare, non è riuscito a farla passare. Occhio allora a Iaria che riparte, non può intervenire Ferreira. Iaria va con il destro che riceve una deviazione, per poco non è battuto per Narella. Moreira, Ferreira, attende il pallone Zanobi. Ferreira invece torna ancora dal connazionale. Occhio a Ferreira, vuole liberare il mancino, poi Moreira, Schiavi, chiude il primo palo. Recuperato da Pernarella, una ventina di secondi e poi potrà rimettere l'effettivo in campo di Rocco. Occhio alla possibilità, adesso può rientrare, occhio a Merlonghi che ruba il pallone, guida il contropiede ed è un gol fantastico quello di Tiziano Merlonghi che a 41 secondi dalla fine del primo tempo fa 2-2. E allora suona qui la sirena, non arrivano i due fischi da parte della terna, ad ogni modo è finito il primo tempo, risultato parziale 2-2. Arriva qui il fischio che apre ufficialmente la ripresa. Occhio al pallone verso Moreira, Schiavi, miracoloso, due volte, prima sul 17, poi su Armenia. Spegnimento dei primi 20 minuti effettivi, poi al rientro di Merlonghi praticamente ha messo il piede in campo. Sono passati circa, intanto occhio alla possibilità ancora per Merlonghi che spreca tutto. Prova a riprendere lo stesso Merlonghi, altra possibilità al lato. Tutto pronto per l'esecuzione di Merlonghi, il destro al lato di poco. Iozzi alle finte del numero 13, poi lo scarico su Musumeci, da questi Armenia ancora per Iozzi, prova ad andare in dribbling ma si allunga troppo il pallone che Lorenzoni recupera, affida a Di Nardi, occhio al numero 9, va forte verso il secondo palo, c'è la chiusura da parte di Pernarella, poi Armenia sbaglia il disimpegno, ancora Laurentino con Merlonghi, grande imbucata, Iaria va col tacco, Pernarella a parare e poi ancora il salvataggio dal calcio d'angolo per Laurentino, non battuto al meglio, occhio perché si apre il campo a Iozzi, avanza Iozzi dentro con Giampaolo che la controlla ed il pallone fra le braccia di Schiavi, anzi era Musumeci.
Combinazione fra Zanobi e Ferreira, occhio al recupero di Iaria, il contropiede condotto da Iaria che va a calciare, c'è la parata e poi Merlonghi! Rimonta completata al decimo minuto del secondo tempo, arriva il 28esimo centro in campionato per Tiziano Merlonghi e 3-2 Laurentino Futsal. Uomini dentro l'aria, adesso il fischio, Merlonghi da Marras che gliela sistema. Questa è la giocata che si aspettava Zanobi, buona la chiusura, ora ripartenza per Pomezia, c'è la conclusione, la parata di Schiavi. E qui si divora il gol del più 2 alla squadra di Dirocco. Adesso attenzione, siamo dall'altra parte, il pallone passa per Armenia, Schiavi. Lozzi va dentro, Schiavi non la tiene, poi il palo di Musumeci. Il palo colpito da Armenia, è arrivato il gol di Musumeci, anzi di Giampaolo, ora Musumeci, va proprio da Armenia, quindi Iozzi sta lavorando bene comunque col portiere di movimento, lo United da Pomezia che riesce ad andare in gol con Musumeci, gol molto pesante che riporta le due squadre in parità quando sono 5 i minuti residui nella partita, 3-3. Vuole vincerla anche Dirocco, ma intanto occhio al recupero Zanobi, fuori! Pardon, intanto siamo dall'altra parte, Iaria riesce a passare, ancora Iaria, il servizio e poi la conclusione fuori di Marras. Pallone fuori, c'è la conclusione e l'incrocio da parte di Moreira. Suona la sirena, arrivano i tre fischi da parte dell'arbitro, 3 come i gol messi a referto da United Pomezia e Laurentino Futsal per il 3-3 finale, un punto per parte. E allora sono con noi mister Caporaletti e Musumeci dello United Pomezia. Allora partiamo dal mister, una partita a tante facce, ti chiedo subito intanto se il risultato vi fa felici e poi cosa ti è piaciuto e cosa ti è piaciuto meno. Intanto buonasera a tutti, il risultato fa felice, è un pareggio, sinceramente speravamo di portare a casa un risultato diverso, la partita era cominciata bene, siamo andati sopra 2-0, purtroppo questo sport a questi livelli non devi mai staccare la spina, noi abbiamo staccato la spina, abbiamo preso un 2-1 sciocco perché ci siamo abbassati tanto e su un batti ribatti abbiamo preso il 2-1, sinceramente abbiamo preso il 2 pari che grida vendetta perché con l'uomo in più è vero che è entrato da dietro, più dobbiamo stare un pochino più attenti. Scaduto il tempo, i 2 minuti, è rientrato, ci ha rubato palla alle spalle e hanno fatto gol. Il brutto è che preso il 3-2 abbiamo rischiato di prendere 2 o 3 attaccati, quindi siamo stati fortunati a rimanere in partita, poi abbiamo sbagliato tanto anche noi perché abbiamo sbagliato tanto sotto porta, fortunatamente alla fine col portiere di momento l'abbiamo portata quantomeno al pareggio e questo mi ha fatto piacere, ha fatto piacere della squadra che è rimasta in pressione quando loro hanno provato a mettere il portiere di momento, quindi voleva vincere. Ora abbiamo una settimana di sosta, cerchiamo di recuperare gli infortunati e ci ributtiamo a capofitto nel campionato da 15 giorni. E allora chiediamo invece a Gigi Musumeci l'errore sul gol che vi avrebbe potuto riportare sul pari con più tempo poi per gestire la partita, poi ti sei fatto subito perdonare, hai trovato subito il riscatto, voglio un commento sulla tua prova personale, come l'hai vissuta? Sono felice di come è andata la gara, nel senso che nei momenti di debolezza credo di essere riuscito a rispondere nonostante l'errore che ho fatto davanti alla porta per portare al pareggio, anche se poi effettivamente qualche minuto dopo ho fatto finalmente il gol che ci ha portato al pareggio. Ti chiedo ancora Gigi, cosa pensi di poter dare ancora a questa squadra? Penso di poter dare ancora tanto, piano piano stiamo crescendo, ogni settimana lavoriamo per migliorare sugli errori che facciamo il sabato, con mister lavoriamo, analizziamo la partita, vediamo i video e tutti quanti, io compreso con tutta la squadra, lavoriamo appunto per crescere sempre di più e per migliorare tutti i nostri punti d'arco. E allora, per me può bastare così, io ringrazio ancora Alessio Caporaletti e Gigi Musumeci, allego i miei personali complimenti, un saluto e un ringraziamento.